Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta gelato tipo viennetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 4 ore di riposo in freezer. Gli ingredienti sono panna fresca messa per 45 minuti in congelatore, albumi, sale, zucchero a velo, latte condensato, vanillina, cioccolato fondente fuso e granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta prendendo il cioccolato fuso e con un pennello andiamo a fare una striscia sulla carta da forno. Riponiamola immediatamente in congelatore e facciamone 2-3 uguali. Posizioniamo sulle lame la farfalla, versiamo la panna. Grammi di zucchero a velo, e la vanillina. La facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola capiente. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale e anche la farfalla. Adesso la posizioneremo sulle lame e andremo a montare gli albumi. Mettiamo gli albumi, un pizzico di sale, chiudiamo con il coperchio senza il misurino e li andiamo a montare per 4 minuti, 37 gradi, velocità 4. Dopo 2 minuti andremo a mettere lo zucchero dal foro del coperchio. Adesso metteremo lo zucchero dal foro del coperchio. Gli albumi sono perfettamente montati, mettiamoli nella ciotola con la panna. Aggiungiamo anche il latte condensato ed amalgamiamo delicatamente. Abbiamo foderato uno stampo da plum cake con la pellicola trasparente. Adesso andremo a formare la nostra torta. Mettiamo una parte del composto di panna e albumi. Livelliamo bene. Riprendiamo la striscia di cioccolato e la andiamo a riporre sopra il composto. Facciamo un altro strato. Livelliamo bene. Mettiamo la granella di nocciole. Proseguiamo così per tutto il resto degli ingredienti. Posizioniamolo in congelatore per almeno 4 ore. Trascorso il tempo, rimuoviamola dallo stampo e decoriamola. Torta gelato tipo viennetta. Grazie e alla prossima ricetta!